benvenuti. Oggi vediamo un po' di fare una colonna con simmetria, dove vengono ripetute sia sul lato sinistro e destro dei particolari e poi quattro volte attorno. Useremo un'immagine di riferimento trovata su internet e questa immagine è una colonna quadrangolare, colonna quadrata, eccola qua. Per vedere questa immagine, sapete, dobbiamo essere non in modalità prospettica, quindi andiamo di fronte in modalità ortogonale e quindi a questo punto abbiamo la colonna che ci interessa, che è questa, e cerchiamo di replicarla. Partiamo con un nostro cubo, va benissimo. Questo cubo possiamo estenderlo, quindi facciamo S, lo estendiamo in modo tale che abbia più o meno la forma, la larghezza, insomma, della nostra. Eccolo qua, della nostra colonna. Ok, vediamo un po' che sia un attimino centrata. Quindi la colonna. Ok, ma poi vedremo. Allora, questo cubo qua cercheremo di fargli un taglio, quindi lo prenderemo, lo spezzeremo un po' e gli faremo un taglietto lungo, se questa è la visione 7 dall'alto, top. Cercheremo di fare in modo tale da fargli un taglio qua sullo spigolo in modo tale da produrre questo taglio qua sul bordo che poi venga ripetuto attraverso varie simmetrie dappertutto. Okay? Allora, per fare ciò dobbiamo innanzitutto andare in Edit Mode, andiamo a questo punto in W, facciamo la suddivisione. Ecco, questa suddivisione è importante. Perché? Perché noi a questo punto prenderemo questo, quindi selezioniamo gli spigoli, questo spigolo qua sulla destra, eccolo qua, e una volta usato useremo il Ctrl-V, che è una nuova funzione di uscita quest'anno su Blender. Facendo Ctrl-V si permette di fare, praticamente vedete, il beveling, cioè le angolature fatte così. Qui tra l'altro normalmente c'è un numero di cut che vedete qua sulla sinistra, si può aumentare, quindi facendo Ctrl B si può aumentare, si può, vedete, avere questa angolatura e poi con la rotellina si possono aggiungere in modo tale da ottenere gli effetti, diciamo, di questo tipo. Ma a noi interessa avere il cut normale. Però torniamo con la vista dal frontale, perché noi vogliamo fare un cut che rispecchi più o meno questo angolo. Quindi facciamo Ctrl-B e vedete che a questo punto, ecco, frontalmente facciamo Z per vederlo in. Eccolo qua, facciamo Ctrl-B per vederlo, ok, facciamo in modo tale che appunto segua questo spigolo qua. Allora, abbiamo fatto questo perché il Ctrl-B funziona soltanto se c'è uno spigolo vero e proprio. Quindi a questo punto noi lo guardiamo dall'alto, eliminiamo tutta la parte che non ci interessa, quindi tutti questi vertici. Andiamo quindi di fronte, facciamo A, B, anzi facciamo B avendo i vertici selezionati, che è sempre più interessante. Selezioniamo, cancelliamo tutti i vertici, ok, lo vediamo dall'alto, eccolo dall'alto. Allora qui ci interessa avere un punto a metà qua, quindi per avere un punto a metà qua possiamo usare il K, knife, coltello, e poi col CTRL, il CTRL ci permette di andare esattamente a metà, quindi clic, poi andiamo qua giusto per confermare, invio. In realtà noi ci serviva soltanto questo punto intermedio, che il knife ce l'ha definito. Tutti gli altri punti ci interessano poco, quindi noi prendiamo tutti questi punti e li cancelliamo. Voi direte perché ho fatto tutto questo casino per ottenere soltanto, anzi addirittura adesso cancellerò anche questo punto, ok, per avere la simmetria totale. In realtà ho fatto tutto ciò in modo tale che il centro dell'oggetto sia esattamente proprio in modo speculare, in modo tale che quando farò il mirroring e poi farò un array che mi replicherà quattro volte, queste cose funzionino senza problemi. Potevo anche dipingere questi tre vertici, ma così avrei dovuto cercarmi a tentoni il punto centrale. Okay? Andiamo a aggiungere
un modificatore di mirror, quindi add modifier, andiamo sul mirror, il mirror vedete che è già lungo l'asse X di default, gli aggiungiamo magari un clipping che non fa male e se non si fosse visto qua, in edit mode avremmo dovuto selezionare questo tasto, quindi a volte non si vede, in quel caso bisogna selezionare la visualizzazione e poi dobbiamo a questo punto fare l'array 4 volte e dirgli che ogni volta deve ruotare i 90 gradi. Quindi dobbiamo costruirci in object mode, ok? Qui dobbiamo costruirci un empty. L'empty dobbiamo fare in modo tale che abbia che il cursore. Allora, il cursore in questo momento vedete che non è posizionato al centro dell'oggetto. Dobbiamo far sì che il cursore sia proprio al centro dell'oggetto. Quindi cominciamo, facciamo object snap e facciamo il cursor to active, direi, no? Che va esattamente al centro dell'oggetto attivo. A questo punto, facendo Shift A, aggiungiamo un empty e mettiamo arrows, giusto per vedere i nostri arrows. Vedete, abbiamo un oggetto empty. Ora, questo oggetto, affinché possa funzionare bene, deve avere la stessa scala di questo. Quindi, vedete, c'è la stessa scala, vuol dire le stesse dimensioni. In questo caso, vedete che il default è scale 111, ma se andiamo a selezionare l'oggetto su cui noi vogliamo fare le nostre operazioni, c'è una scala diversa, 2,87 e via discorrendo. Quindi dobbiamo copiare fondamentalmente la scala di questo su questo. C'è una possibilità, andiamo nelle user preferences, purtroppo non è il default, in cui possiamo chiedere la copy settings, copy attributes menu, questo. Copy Attributes Menu, abilita il Ctrl-C. Dovete abilitarlo. Una volta abilitato potete selezionare l'oggetto di partenza e poi con lo Shift selezionare, tasto destro, anche l'oggetto di arrivo, di destinazione. A questo punto facendo Ctrl-C vedete che possiamo copiare la scala. E a questo punto se noi selezioniamo col tasto destro il nostro empty, che è questo, andiamo a vedere la scala. Ah no, abbiamo fatto il contrario di quello che volevamo fare. Torniamo indietro, ecco. Dobbiamo prima. Aspetta, dobbiamo selezionare prima il cubo, lo facciamo da qua magari, e poi con lo Shift l'Empty, ok? E a questo punto Ctrl-C, Copy Scale, Ctrl-C, Copy Scale. E ce l'ha copiato male, quindi facciamo. Evidentemente dobbiamo prima cliccare sull'empty e poi sul cubo. Poi facciamo Ctrl-C, copy scale. Ok, vedete che si è ingrandito, quindi dobbiamo prima prendere l'oggetto di destinazione, in questo caso è per l'oggetto sorgente, mi confondo. Allora, a questo punto, se non avessimo fatto così, le dimensioni dell'oggetto man mano che si muovevano erano proporzionali alla differenza. Invece ecco perché l'oggetto deve avere la stessa scalatura e deve essere nello stesso punto centrale per poter fare questo discorso di simmetrizzazione. Facendo questo possiamo cliccare sul nostro oggetto da ruotare e replicare. Aggiungiamo un modificatore che è l'array. Eccolo qua. L'array qua lo diremo che non è con un offset relativo, ma è relativo al nostro empty. E non ci siamo dimenticati di fare la rotazione dell'oggetto empty, quindi andiamo sull'oggetto empty questo. Facciamo R90 e vedete che in effetti muovendo questo oggetto empty si è modificato il punto in cui lui inseriva l'altro. Quindi andiamo poi sul nostro oggetto che abbiamo duplicato e facciamo 3, 4. Quindi vedete che abbiamo ottenuto 4 copie, quindi abbiamo il nostro oggetto come ci interessa con tutte le simmetrie del caso. Ora a questo punto andiamo sulla visione OK di qua. Siamo in Object Mode. Andiamo invece in Edit Mode, quindi selezioniamo tutti i punti con A,
E vediamo un po' di livelli tutti selezionati. Ok, lo mettiamo, partiamo dal fondo, quindi partiamo dal fondo qua e poi andiamo sopra a cercare di ottenere le varie cose. Ecco, qui l'unica cosa è che il pivot, cioè il punto attorno al quale poi faremo resize, ci conviene non metterlo al mediana. La mediana vuol dire che ingrandirebbe, ridurrebbe sulla mediana dei punti, che in questo caso non è opportuno. Lo facciamo sul 3D cursor, che è il punto centrale. In questo modo, quando espanderemo o restringeremo il nostro oggetto, usando Shift Z in modo tale da espandere o restringerlo solo lungo il piano XY, verrà fatto tutto in maniera centrata sull'origine e quindi tutte le simmetrie andranno a posto. Altrimenti, visto che ci sono tutti questi livelli di simmetrie, succederebbe un casino. Allora, torniamo a questo punto. Allora, Edit Mode, abbiamo selezionato tutti i nostri punti. Andiamo per estrusione, quindi E, tiriamo su. Vedete che si tira su fino a qua, ad esempio, dove si diminuisce un pochino. Facciamo Z per essere sicuri di essere giusti, ok? Poi facciamo di nuovo E, Z, andiamo un attimino su perché qua abbiamo detto che dobbiamo fare S perché si stringe un pochino. Facciamo S, Shift Z, abbiamo detto, per restringerlo leggermente, eccolo qua. Poi adesso lo estrudiamo E, Z, andiamo un attimino su. Qui magari risparmiamoci alcuni passaggi. Facciamo E, Z. Facciamo S, Shift Z, lo restringiamo leggermente ancora qua. E, Z, andiamo qua. E Z, S, Shift Z, eccolo qua, e Z lo tiriamo su. Adesso qui lo faccio in maniera approssimativa, comunque l'importante è che stiamo lavorando. E Z qui, S, Shift Z, ricordate sempre di espanderlo con Shift Z perché altrimenti poi le simmetrie non funzionano. E Z, andiamo ancora su. S, Shift Z, lo restringiamo. E Z, andiamo su. E Z, andiamo su. Ok, S, Shift Z, e Z, andiamo su qua. E Z. Ok, ma tanto è solo per darvi un po' S Shift Z l'idea del modo in cui si lavora. Ok, a questo punto noi abbiamo un prodotto, vedete, che si capisce anche qua, che abbiamo comunque qualche cosa che segue. Abbiamo fatto Z, ecco, vedete che abbiamo il nostro oggetto che è abbastanza ben fatto. Per vederlo un attimino, gli facciamo una foto, Ctrl-Alt-0 del tasterino numerico, quindi lo stiamo vedendo di fronte. Quindi se gli facciamo un bel F12 dovremmo vederlo nero, perché la luce è lì dietro. Quindi prendiamo 7, andiamo in Object, prendiamo la luce e ce la spostiamo un pochino davanti. Vedete, in modo tale che possiamo fare F12 e vedete, si vede la nostra colonna. Ora, quello che vogliamo fare prima di andare avanti è di fare la finestrella qua. Però, vediamo un attimo di fronte, 1. Questa finestrella qua di fronte la facciamo mentre abbiamo, dunque, la simmetria adesso del mirror la possiamo anche togliere. Quindi applicare, quindi mentre siamo in object mode applichiamo il mirror, quindi selezioniamo il nostro oggetto. Possiamo tornare a questo punto sul pivot fatto su i punto mediano, ok, che è un pochino più normale, siamo abituati, e applichiamo il mirror. Ok. Allora, a questo punto vedete che quindi c'è un solo oggetto che si vede, 1
Allora, vediamo di fronte, eccolo qua, e sul quale possiamo fare aggiungere per ottenere z, per vedere, dobbiamo fare praticamente questi discorsi. Allora, qui andiamo sul semplice per ottenere queste cose, quindi facciamo Ctrl R per aggiungere delle righe e mettiamo la riga, aggiungiamo una riga qua, ad esempio. Poi facciamo ancora Ctrl R, aggiungiamo la riga qua. Facciamo Ctrl R, ah sì, beh, ci abbiamo anche questa, quindi facciamo così. Poi facciamo Ctrl R, Ctrl R, aggiungiamo un'altra riga. Bene, andiamo avanti, abbiamo visto che dunque abbiamo cancellato il mirror, quindi andiamo in Edit Mode e andiamo a fare Ctrl R per aggiungere dei, ecco, dei. Uno qua, Ctrl R, ne mettiamo uno qua, cerchiamo un attimino di seguire la cosa, Ctrl R lo mettiamo qua, Ctrl R, vabbè, è venuto lì. Ah sì, lo vediamo specchiato perché ci sono i modificatori che lo vedono da dietro, ma in realtà sarebbe qua. Anzi, forse sull'array, che è quello che stiamo vedendo, converrebbe non. Facciamo Z. Andiamo di fronte. Vabbè, comunque adesso cerchiamo di lavorarci sopra. Quindi abbiamo questo qua. Facciamo Ctrl R. Ci mettiamo questo. Ah, mi sono sbagliato. Ctrl Z. Facciamo Ctrl R. Facciamo Ctrl R. Eccolo qua. Poi facciamo. Ctrl R per farci questi qui laterali. Poi facciamo Ctrl R qua. Ecco, abbiamo delineato più o meno la nostra struttura. Vedete? Ok, qui abbiamo la nostra finestrella. Andiamo magari in modalità delle sulle facce perché vogliamo fare un piccolo rientro in queste finestre. Quindi facciamo, selezioniamo. Beh, innanzitutto potremmo anche provare a togliere questa, se ci riusciamo, togliere queste cose centrali. Quindi facciamo, selezioniamo questo e facciamo, lo dissolviamo. Ok, vediamo se ci fa anche dissolvere questo. Sì, quindi vedete che. Abbiamo fatto questa dissoluzione, abbiamo un piccolo n-gon, ma quindi il concetto è che abbiamo queste facce, questa faccia qua che possiamo rientrare. Quindi andiamo qua, prendiamo questa faccia e proviamo a rientrarla. Vedete che, visto che abbiamo tutte queste simmetrie, viene replicata in tutte e quattro le parti. Quindi diciamo che questo qui è fondamentalmente la tecnica usata per fare la modellazione così come previsto dal nostro disegnino. Vedete che siamo più o meno lì. Vedremo adesso come importarla brevemente in Second Life pur avendo i modificatori da impostare. Quindi dobbiamo fare che cosa? Abbiamo selezionato in Object Mode il nostro oggetto. Facciamo File Export Collada. Qui facciamo quindi colonna quadrata 1.dae. Ricordiamoci di applicare il modificatore, questo è importantissimo, e soltanto la selezione, e
E magari facciamo anche Second Life Static, che aggiunge un po' di cosette. Allora, facendo così, facciamo invio, colonna quadrata e salvata. E quindi a questo punto possiamo andare nel nostro in Second Life Beta, ad esempio, per vedere se riusciamo a importare questo oggetto. Quindi andiamo in Second Life Beta per evitare di spendere dei soldini. Ok, eccoci qua. Andiamo in Second Life Beta e proviamo a vedere se riusciamo a entrare. Qui era una prova che ho fatto ieri. Qui c'è ancora il mio gonnellino. Stacchiamo. Facciamo un bel upload, carica sul server del modello. E il modello, ah, qui sto usando la versione OpenSea, quindi mi dice che potrebbe non essere compatibilissimo. Qui prendiamoci due punti, colonna quadrata 1. Eccola qua. Allora, vedete che abbiamo questa colonna, che però probabilmente ha le normali sbagliate. Proviamo a dirgli di generare le normali. Quindi eventualmente dobbiamo poi ricalcolare le normali. Sì, perché quando ce la fa già vedere così, vuol dire che qualcosa non va, le normali non sono a posto. Quindi il consiglio è sempre quello di andare qua in edit, magari facciamo un piccolo salvataggio. Save as, lo chiamiamo colonna1.blend e poi qua andiamo in proviamo a applicare oppure se no proviamo ad andare in edit mode e vedere se le normali sono ci sembrano a posto. Quindi le normali sono queste. E vedete che non sono bellissime perché dovrebbero uscire da qua, non escono. E quindi facciamo Ctrl N, che però non ha avuto un'azione. Facciamo Mesh, normali, recalcolate outside. E però l'outside lui non sa bene com'è in queste condizioni. Quindi ci conviene magari applicare il modificatore di array, questo. Magari in object mode. Ok. E a questo punto facciamo un control N. Normali sono ancora sbagliate. E niente, quindi ci conviene andare. Dunque, vediamo quali sono le normali che sono sbagliate. Sono tutte queste qua centrali. Magari facciamo una cosa, vediamo un po' se riusciamo a tornare con Ctrl Z. Non ce la facciamo. Ok, riprendo un po' da dove eravamo prima, solo che facendo il Ctrl Z eccetera mi sono perso un pezzo. Mi conviene ripetere l'aggiungere l'aggiunta del modificatore, quindi anzi, facciamo così, visto che abbiamo visto che i normali sono sballate. Ci conviene selezionare tutte le normali che sono sbagliate, appunto, proviamo a vedere con alpha quest. Dunque, facciamo C per selezionare e selezioniamo tutte le facce sbagliate o presunte tali, ok? Quindi queste qua sono sbagliate. Cerchiamo di non. Ok, allora tutte queste facce qua che abbiamo viste, gli facciamo l'inversione delle normali. Quindi andiamo su Normals Flip Direction ed ecco che vedete che escono tutte di là. E di qua non ce ne sono più rimaste. Per essere sicuri, eventualmente allunghiamo le dimensioni e ci accertiamo che non escano da qua. Perfetto. Allora a questo punto le normali sono giuste. Possiamo togliere la visualizzazione delle normali. E
E riaggiungiamo invece il modificatore, quello di array, che vedete è sempre lì pronto. Lo facciamo object offset sul nostro empty e qui facciamo count 2, 3, 4. Ok, quindi abbiamo il nostro oggetto, eccolo qua. Qui se gli facciamo vedere le normali da questo oggetto, vedete, ci fa vedere solo le normali della nostra parte, ma se sono giuste quelle saranno a maggior ragione giuste le altre parti. Quindi facciamo qua in, quindi magari facciamo salvataggio di questo colonna 1.blend perché con le normali a posto. Facciamo l'export con l'ADA, abbiamo già i preset giusti, apply modifier eccetera, e lo esportiamo di nuovo su C colonna 1.dae. Ok? E torniamo nel nostro Second Life, dove vedete che prima c'è la versione sbagliata, e proviamo a ricaricarlo, quindi carica sul server modello e colonna quadrata 1, vediamo un po' se è quella giusta. Forse non è lei, dunque vediamo un po' dove l'abbiamo salvata. Export con l'ADA. C. Facciamo col colonna 2.dae. Vediamo qua. Carica sul server modello colonna 2.dae. Vedete che è un pochino più consistente, ma ci sono ancora delle normali sbagliate, perché vedete che quella faccia lì avrei dovuto vederla, invece non si vede. Quindi dobbiamo ancora controllare quella normale lì. Quindi andiamo qua. E in effetti c'è qualche cosa che non va. Quindi selezioniamo questa, che abbiamo visto quella che si vede male. Gli facciamo normale, facciamo flip. Ecco, adesso esce, quindi è giusta. E quindi facciamo finalmente il nostro terzo tentativo. Qui il nostro terzo tentativo vuol dire, allora, innanzitutto ce lo risalviamo e poi facciamo l'export con l'ADA C e andiamo finalmente alla colonna 3, colonna 3.dae. Quindi riproviamo e vediamo se siamo più fortunati. Carica sul server, modello, colonna 3.dae. Allora sembra che siamo un pochino più fortunati. Non si vede bene, ma qui fa vedere più o meno la struttura. Proviamo a fare colonna 3. Vediamo solo un attimo, era giusta? Sì, dovrebbe essere giusta. Quindi la facciamo calcolare pesi tariffe. Vedete che ci costa 4 prim questa cosa. Facciamo il carica. È stato caricato. Colonna 3 lo prendiamo. E vedete che la colonna 3 vediamo un po' se riusciamo a vedere anche le caratteristiche. Dunque la texture gli mettiamo
Ma sembra che non ne abbia preso i rilievi. Ok, allora qui abbiamo un problema perché questo tipo di scavatura è troppo fine, sottile e per riuscire a vederlo in Second Life occorre mettere un pochino più di edge loop e soprattutto produrre anche qualcosa di un pochino più in rilievo, altrimenti non si vede praticamente. Quindi per fare questa cosa qua possiamo usare anche un inset modificatore, quindi questo i, che permette, vedete, praticamente di costruire, ecco, una serie di facce a mo' di cornice. E poi, una volta fatto questo, si può, per esempio, selezionare, quindi facciamo Shift Select questa faccia qua, e delle facce residue magari le tiriamo un po' fuori. Ok, facciamo un piccolo, ok. Quindi produciamo, ecco, vedete, c'è un effetto praticamente così di rilievo che esce, Cioè nel senso che più riusciamo a produrre questo effetto e meglio è, diciamo. Allora, se noi tentiamo adesso di fare l'export di questo oggetto, dovremmo vedere qualcosa di un pochino migliore. Quindi eccolo qua, facciamo colonna. Lonna 5.dai, andiamo sul nostro Second Life beta. Vedete, qui erano delle prove, si vede un po' maluccio, però facciamo un bel carica sul server modello. E qui abbiamo colonna 5. Vedete che qua è un pochino. Si intravede, se leggiamo i bordi, e proviamo a vedere colonna 5. Andiamo a fare calcolo pesi, facciamo il carica, quindi questo sono 4 prime circa. Allora, la colonna 5 proviamo a vederla come è venuta. Vedete che sporge un po', ok? Quindi di per sé è più buona. Proviamo a mettergli una texture, non quella vuota che si vede poco, ma gli mettiamo quella di default. Ah, vedete, questo è proprio un difetto di Second Life. Vediamo un po' se proviamo a metterci anche l'ambient occlusion. Ah, ecco, con l'ambient occlusion è un pochino meglio. Anzi, mettiamolo a questo punto massimale. Direi che con l'ambient occlusion va un pochino meglio, perché si vede che, insomma, che sta uscendo, eccetera. E nel caso, poi vedremo che appunto proprio in questi casi serve quello che abbiamo visto le altre volte, cioè il normal map, che qui l'ideale serve fare la normal map. Qui se gli mettiamo in dunque un po' di brillantezza, si vede poco. Invece il rilievo luminoso si vede pochetto, niente, quindi diciamo che questo genere di particolari fatti così bisogna in realtà aspettare un secondo che arrivino con le normal map. Comunque l'idea di fondo, e poi a questo punto diciamo che l'effetto principale verrà ottenuto con le texture. Infatti vedete che questa immagine qua, se questa colonna, se gli mettiamo la texture vuota, se, beh, si riconosce ancora, diciamo, un pochino la forma, ma perde un pochino. Quindi la texture sarà quella che ci darà
la maggiore quantità di informazione. Allora, quindi poi per testurizzare questa colonna, lo vedremo la prossima volta.